Sicuramente sarà una partita molto dura perché il Taranto, al di là della classifica, che secondo me non è veritiera, è una squadra organizzata, una squadra che ha giocatori di categoria e noi dobbiamo essere bravi a approcciare la partita con molta molta concentrazione e soprattutto con molta attenzione, perché sono tutte queste partite sono tutte di un livello importante e soprattutto noi dobbiamo essere bravi a non come reparto, ma come blocco squadra a, a interpretare bene la partita, avere la testa giusta e sicuramente sarà una partita dura dove dovremo appro approcciare immediatamente perché poi giochiamo in casa loro, Giacobone è uno stadio sempre importante quindi dobbiamo cercare sicuramente, sicuramente di essere subito dentro la partita. Come ho appena detto è una squadra, secondo me, che non ha quello che merita a questo punto del campionato. Avranno giustamente uno spirito di rivalsa importante, quindi noi dobbiamo al minimo, minimo metterci la stessa intensità e essere pronti a, ad affrontare una partita che sarà, secondo me, molto dura. Assolutamente no, noi affrontiamo partita per partita. Per adesso il nostro obiettivo è Taranto. E come ho già detto e ripetuto, sulla carta può sembrare, ma è proprio quello che noi non dobbiamo cadere tra virgolette, nel, nel pensare che sia una partita scontata e semplice, perché sarà tutt'altro. Sarà una battaglia, sarà una partita dove loro giustamente faranno di tutto per avere i tre punti ma noi ci dobbiamo far trovare pronti e dobbiamo essere in grado di controbattere e soprattutto di, di fare quello che di solito facciamo, cioè una partita intensa, una partita attenta e per fare questo bisogna prepararsi mentalmente a questa partita perché è una partita che nasconde molte insidie e dobbiamo essere pronti a, a farla girare a nostro favore perché poi Tutte le partite vanno lottate, vanno combattute e questa per me è una partita ancora più, sarà ancora una partita più combattuta perché ci sono tanti motivi che avete appena elencato che per loro saranno da stimolo. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare la prestazione che è la cosa più importante, poi vedremo quello che succederà. Sono abbastanza tranquillo perché so che è un gruppo responsabile, so che è un gruppo che sa quello che deve fare quando va in campo e come lo deve fare a livello mentale e noi non possiamo prescindere da questo perché ripeto anche se la classifica magari a noi sorride, ma noi siamo una piccola realtà che deve sempre assolutamente attingere a una forza mentale e una forza calcistica da piccola realtà, cioè l'intensità non può mancare. Ma ripeto, su questo sono abbastanza Tranquillo. Per quanto riguarda l'infermeria vediamo cosa possiamo recuperare e domani faremo gli ultimi test e poi domani sapremo meglio quello che succederà.